Riccardo Idda, la partita di Lecce per noi è un'incompiuta, per chi ha osservato la gara ha detto non c'è nessuna differenza tra Lecce e Cosenza, e così è stato, e non è vero che il Cosenza si è chiuso, perché è stato anche propositivo, ha creato, non è vero che non ha messo in difficoltà la capolista, anzi. Sì, siamo riusciti a mettere in difficoltà la capolista, abbiamo studiato la settimana e cercato di fare il possibile per mettere in difficoltà. Purtroppo sono quelle partite che bruciano abbastanza, perché nonostante abbiamo giocato bene c'è stata la sconfitta, quindi bisogna cercare di fare ancora meglio, visto che quello che abbiamo fatto a Lecce non è servito. In queste settimane con mister Braglia, già dalla prima gara con il Catania, poi nei 10 minuti con la Casertana, lasciamo stare il resto, e poi nelle altre due gare si è visto un Cosenza diverso. Il refrain è sempre quello, sia mister Fontana che mister Braglia vi chiedono cattiveria, più grinta. L'avete messa in campo nella gara con Lecce? Sì, in questo campionato fondamentalmente serve questo, oltre gli aspetti tecnici, però senza cattiveria non si vincono le partite, quindi sì, ci hanno chiesto tutti e due di mettere cattiveria, e in queste ultime partite penso l'abbiamo messo un po' di più, visto anche i risultati. Quindi, come ho detto, la strada è questa, quella giusta è questa, quindi dobbiamo continuare da questo punto di vista e sicuramente avremo dei benefici. Lecce, Fondi, squadre completamente diverse come gioco, come ambizioni e come caratteristiche. Sicuramente il Fondi giocherà qui per non perdere, dunque mi metterà un po' in difficoltà da questo punto di vista, bisognerà cambiare, la Cosenza dovrà riproporre un diverso modo di giocare. Sì, sicuramente verranno qua per non perdere, visto il loro cammino nelle ultime partite, quindi dobbiamo essere bravi magari a proporre qualcosina in più, perché tanto comunque lo sappiamo fare, perché la nostra è una squadra, lo dicono i nomi, che siamo una squadra forte, l'abbiamo dimostrato contro il Lecce, quindi dobbiamo cercare di essere un po' più propositivi delle ultime partite, ma sappiamo farlo benissimo. Il tuo momento? Il mio momento è come quello della squadra, penso. Quindi, visto queste ultime partite, è sicuramente meglio rispetto alle prime, quindi abbiamo trovato la strada giusta e cerchiamo tutti di percorrere la stessa direzione.